Buongiorno sauropodi, dove siamo oggi? Siamo a Kyalami, cosa stiamo facendo? Guardatevi che spettacolo, dentro la prima, quello che stiamo facendo oggi è un track day molto ignorante su vetture molto ignoranti, in questo caso è la splendida McLaren P1 GTR, vediamo di prenderci le misure prima di finire dritti nel fosso. Cosa abbiamo? Abbiamo 600 cavalli, 595 per la precisione, spalmati su un peso di poco più di 1000 kg. Guidiamo in posizione centrale una vettura che è un monoposto stradale che aveva l'ambizione di replicare in tutto per tutto le sensazioni di un monoposto del tempo. Ora, io non ho mai guidato una P1, non ho mai guidato una monoposto né del tempo né di oggi. Pila ne ho guidata una, ma vabbè, era monoposto perché era poco più di un go-kart, quindi non vi so dire quanto siano replicate quelle sensazioni, vi so solo dire che parrebbe stradivertente, anche stradifficile, perché qua non abbiamo controlli elettronici. Questa è una macchina che guidi solo in due situazioni: o sei un manico della Madonna o hai un simulatore, perché anche se c'hai i soldi per comprarla, non è come oggi che se c'hai i soldi per comprarla tiri su tutti gli aiuti e la macchina va per i cazzi suoi. No, se c'hai i soldi per comprarla e vai in pista con questa, muori. Quindi ringraziamo i dio di essere su un simulatore. Ora, primo giro l'abbiamo fatto e godiamocelo un attimino. È molto veloce, sembra di essere su un missile terra-aria. Vedete che se la mettiamo a confronto con le GT3, secondo me regge il confronto, se non fosse per l'impegno che prevede guidarla. Questa è una macchina per sauri veri, mica per uno sfigato come il sottoscritto. Vediamo i fari, va là. Di Miami Vice, lo ricordate? Se siete anzianotti come me, sì. Dai, la voglio fare sbandata questa. E, cazzo, ma che macchina, ragazzi! Più la guidi più ti viene voglia di usare, e quando osi ti incula.
prende proprio a calci nel culo. Ma avete una vaga idea di cosa voglia dire guidare una macchina del genere davvero? Io no, deve essere fotonico. Che bello essere ricchi e bravi a guidare, come ho detto, se sei ricco e la guidi in pista probabilmente muori. Dai. Senta, frena. Non mi è entrata la marcia. Bella sta cosa qua, che se non schiacci bene la frizione non ti entra la marcia. Così non si conduce così una macchina. Si sente davvero bene comunque. Se vi state approcciando a prendere un volante, ragazzi, so che tanti vi diranno che è un gioco, ma fidatevi, se siete all'inizio partite sereni con un G29, perché c'è da dire una cosa, è supportato molto molto bene dal content manager, dal CSP. Lo rende veramente più gustoso di come era all'inizio. Ci sono delle mode da attivare, si va nel menu controlli, c'è una anche, c'è scritto sperimentale, ma vi garantisco che comunque non sarà un direct drive, ma comunque avete speso 250 euro, non 1500, può andare. Con questo non dico che sia il migliore, no, non lo è, ma fa il suo sporco lavoro per divertirsi. Poi lo sappiamo tutti che se si spende di più si ha di più, ma non va male, non va assolutamente male. Io se spendevo di più in lezioni di guida probabilmente oggi ero più bravo a guidare. Che cazzo sto combinando? Ma le gomme sono giuste, sta cominciando a scivolare, probabilmente sono io che sto cominciando a cedere. Cazzo, guidare quei tre pedali e accelerare e frenare col piede destro è devastante, eh? Ragazzi, questa McLaren P1 GTR è fotonica. Ero indeciso su quale provare delle forum delle supercar degli anni 90, ma vi dico che ho voluto partire con questa perché è la più bella, o quantomeno mi è parsa la più bella. Poi provandole le macchine scopri cose che magari inizialmente non hai valutato. Però questa, se la differenza che c'era allora tra le varie supercar è davvero quella che c'è anche all'interno di Assetto Corsa, c'è da dire che probabilmente McLaren aveva fatto un capolavoro, ma di quelli tobi, eh.
Diablo, sempre qua su Assetto Corsa. Merda, vedrete che tra la Diablo e la P1 c'è la differenza che passa tra una 500 Abarth e una M4, ma un M4 di quelle belle. Senza nulla togliere la 500, non può certo raggiungere i livelli prestazionali che ha la M4. Magari ti diverti più con la 500, eh? Cazzo, ma mi sto divertendo, faccio ancora un giretto giusto per spianarla in terra, per buttarla in terra. Ci sono macchine su Assetto Corsa che sono uscite davvero bene, questa è una di quelle. Gustosissima, con il cambio detto da 60 euro, figuriamoci se avete roba più professionale. Non volevo uscire di pista, cazzo, volevo concludere in bellezza, invece ho concluso in ghiaia. Concludiamo il giro entrando ai box, che dire, macchina fantastica, il mio sim è sempre una soddisfazione di poveri, perché mi fa divertire davvero come un bambo. Divertitevi anche voi, vi ricordo il mio consiglio sul cambio manuale, è un bel giocattolino che vi cambia Assetto Corsa in todo. Per cui pensateci, e cazzo che bello entrare in box con queste macchine qua, fantastica, bellissima. Grazie mille Sauropodi per essere stati con me, cercate la macchina più ignorante per voi e continuate a godervela. Ciao ragazzi, alla prossima, un saluto.